Mentre l'Europa è sconvolta dal conflitto in Ucraina, i loro volti emergono dal fango di uno scavo in Toscana come un messaggio di pace. 24 statue di bronzo di epoca etrusca di oltre 2000 anni sono state ritrovate a San Casciano dei Bagni nel Senese. Lo scavo era mirato, la scoperta è la più importante negli ultimi 50 anni di storia dell'archeologia, dal rinvenimento dei bronzi di Riace. Perché? Perché riscrive la storia degli Etruschi e dell'Italia centrale. Ci dice che mentre i Romani erano ormai la principale potenza del Mediterraneo, gli Etruschi hanno continuato a lungo a usare la loro lingua e i loro riti. A San Casciano, famiglie etrusche e romane pregavano insieme i loro dei pagani. In un momento di conflitto che doveva avvenire tutto intorno al santuario, proprio nella vasca sacra votano assieme Etruschi e Romani. Queste statue recano iscrizioni alla divinità della fonte, che sono sia iscrizioni in latino che iscrizioni in etrusco. Si tratta di capolavori dell'antichità che aggiungono e aprono un nuovo capitolo nella storia della toreutica e del sacro tra Etruschi e Romani. Insieme alle statue risalenti a un periodo compreso tra il secondo secolo a.C. e il primo d.C. sono state trovate monete e vari altri oggetti votivi, iscrizioni in etrusco e latino nelle vasche sacre del santuario nelle quali si presume si effettuassero immersioni rituali. I bronzi raffigurano le divinità venerate tra cui Apollo e Igea, fanciulli, matrone, presumibilmente devoti. Sono stati trovati anche altri oggetti rappresentanti parti anatomiche, probabilmente quelle per le quali veniva chiesta una cura. La fine dell'area sacra risalirebbe, in base a decine di monete ritrovate in loco, addirittura al V secolo d.C. Tutto verrà musealizzato in un palazzo rinascimentale di San Casciano in attesa della costruzione di un nuovo museo in loco.